Bene, per chi si fosse perso la prima parte, la trovate qui in alto a destra, perché adesso riprendiamo senza troppi convenevoli. Eravamo rimasti all'invasione del fronte popolare di Kagame. L'avanzata dei miliziani attraverso il nord produsse un massiccio movimento di civili Hutu che, terrorizzati, si diressero nei campi di raccolta nelle aree centrali del paese. Questi campi si trasformarono a loro volta in una fertile fonte di reclutamento per il governo, da cui attingere nuovi soldati nel corso della guerra. Il fronte patriottico portò poi con sé un aumento dell'odio. Agli occhi degli Hutu, infatti, i Tutsi si erano calati nelle vesti di un invasore straniero. Dopo 5 giorni dall'invasione, il governo lanciò un annuncio. Kigali era stata attaccata dalle forze del fronte patriottico. Si trattava in realtà di una notizia falsa, atta ad accusare i Tutsi che abitavano in Ruanda di collaborazionismo con l'invasore. Ibizo, traditori, così venivano chiamati. Era colpa loro se in sostanza Kigali era sotto attacco. Una tattica da strategia della tensione. Ma non era tutto. Il secondo giorno dell'invasione, il presidente francese Mitterrand aveva lanciato l'operazione Norua per fornire ad Habyarimana più di 600 soldati a supporto, perché il suo timore era quello di vedersi togliere un burattino filo francese da un gruppo di militanti addestrati in Uganda, ovviamente un paese anglofono. Risolveremo la cosa in 2 o 3 mesi, disse Mitterrand. Non ci è andato vicino neanche per sbaglio. Il 9 febbraio 1993 il quotidiano parigino Libération riportò la seguente affermazione. In Ruanda la Francia sta supportando un regime che da 2 anni sta provando a pianificare lo sterminio della minoranza Tutsi. In fin dei conti non erano parole proprio fuori dal mondo. La Francia stava facendo ottimi affari con Habyarimana, specialmente con la vendita di armi, al punto tale che il Ruanda, ricordiamo ancora una volta grande quanto la Sicilia, era diventato il terzo importatore di armi di tutta quanta l'Africa. E l'Africa non è proprio un continente di pace. Come se non bastasse, tra il 93 e il 94 il governo ruandese, riducendo gli stipendi ai suoi cittadini, aveva pure acquistato 500.000 di macete dalla Cina, che poi sarebbero stati dati ai criminali del genocidio. Su questo impressionante flusso di transazioni la Banca Mondiale non ha mai avuto nulla da ridire. Habyarimana nel 92 inaugurò una nuova sezione all'interno del suo partito, una sezione di giovani, l'Interahamwe, letteralmente coloro che attaccano insieme, e furono affiancati agli Impuzzamungambi, letteralmente coloro che hanno un unico obiettivo. Questi ultimi, giovani addestrati da locali e da soldati francesi nelle caserme dell'esercito ruandese. Credo che sia pleonastico, ridondante dire quale fosse il loro obiettivo. Il governo, su ordine dell'ufficiale militare Théoneste Bagosora, si adoperò fin da subito per tale obiettivo. Nel febbraio 1993 Bagosora ordinò a ciascun comune di stoccare almeno 500 Kalashnikov e di tenere una 60ina di soldati addestrati. Con estrema precisione amministrativa, Kigali, la capitale, si riempì di magazzini di armi e munizioni clandestine pronte a essere ridistribuite ai miliziani Hutu. Nel mentre, la radio aveva iniziato a trasmettere incessantemente canzoni e discorsi di propaganda anti-Tutsi. Era tutto parte del piano di Bagosora, un piano che gli sarebbe valso il titolo di architetto del genocidio. Altro criminale fu lui, Félicien Kabuga. Kabuga era quello che metteva in pratica i soldi, un imprenditore che finanziava la radio e che pagava per le armi. Dopo il conflitto Kabuga è scappato all'estero e ha latitato fino al 2020. Alla fine l'hanno beccato in Francia più che 80enne, si parla tuttora di ergastolo. Però io gli auguro una cosa, di vivere altri 150 anni in gattabuia. Ma torniamo alla nostra storia. Non c'è un escadron della morte côté du gouvernement? No. No. Well organized. C'est archi faux. Ça n'a jamais été. C'est une invasion pure et simple de l'EPR.
Fuori dal paese, l'unica azione che il Consiglio di sicurezza dell'ONU intraprese fu quella di avviare nel 1993 l'UNAMIR, la missione di assistenza per il Ruanda. Per l'occasione venne inviato un contingente di 2500 caschi blu. Peccato che fossero male equipaggiati, che nella realtà delle cose, per garantire una certa sicurezza, dovevano essere almeno il doppio. A dirlo fu lo stesso generale in capo delle forze, il canadese Roméo Dallaire. Nella sostanza, gli unici ad avere un equipaggiamento degno di essere chiamato tale erano i 400 soldati che erano stati mandati dal Belgio. Le cose, insomma, non promettevano bene. Il primo vero passo verso il genocidio avvenne il giorno prima che Dallaire arrivasse in Ruanda. Il 21 ottobre 1993 il presidente Hutu del Burundi, Melchior Ndadaye, venne ucciso da un gruppo di miliziani Tutsi. Ndadaye era un politico moderato, simbolo della possibile convivenza pacifica tra le due etnie. Con la sua scomparsa, il Burundi fornì un'anticipazione di quello che sarebbe successo in Ruanda qualche mese più tardi. Tra i 30.000 e i 50.000 burundesi vennero infatti massacrati e i fiumi si riempirono di cadaveri. La mattanza scatenò un'ondata di profughi ai confini del Ruanda meridionale, in campi improvvisati, dove la dissenteria uccise più di 9.000 persone. In Ruanda, la televisione governativa colse la palla al balzo dell'omicidio di Ndadaye per alimentare, ancora una volta, l'odio verso i Tutsi nel paese. Il vicepresidente, François Karamira, avrebbe affermato nei suoi comizi pubblici: «Bisogna ammazzarli prima che loro facciano lo stesso con noi». Fu sull'omicidio del presidente burundese Ndadaye che in Ruanda si formò l'Hutu Power, la coalizione più estremista del paese e più che mai decisa a negare ogni accordo con ogni rappresentanza Tutsi. Profondamente preoccupato dei segnali nel paese, Dallaire, già alla fine del 1993, richiese più volte alle Nazioni Unite un invio di rinforzi. Secondo lui già soltanto 5.000 soldati sarebbero bastati a frenare un'escalation. Alle sue richieste però New York rispose sempre così. La situazione si fece allarmante quando Dallaire, per tramite di un informatore, ricevette queste informazioni che Daniele Scaglione riporta molto bene nel suo libro Istruzioni per un genocidio, che vi consiglio di leggere nella sua interezza. Abbiamo armi, bombe, macete. I miei ragazzi sono addestrati a uccidere nel corpo a corpo. In 20 minuti siamo in grado di ammazzare almeno 1.000 Tutsi. Aspettiamo soltanto l'ordine. Kigali, insomma, che ufficialmente doveva essere, secondo i rapporti ONU, libera da armi, si rivelò essere più armata della Germania nel 1939. Davanti a quelle informazioni, Dallaire inviò subito un comunicato via fax ai suoi capi alle Nazioni Unite e sottolineò l'intenzione di voler agire entro le 36 ore per fermare l'imminente genocidio programmato. E che cosa fecero questi farabutti? Abbiamo attentamente rivisto la situazione alla luce del vostro fax. Non possiamo essere d'accordo con l'operazione da voi proposta, perché va chiaramente oltre il mandato assegnato alla missione dalla risoluzione 872 del 1993. Fu la benedizione per la mattanza. Tre dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, vale a dire Francia, Stati Uniti e Regno Unito, chiusero gli occhi. Nessuno di loro voleva un'altra Somalia, come è accaduto nel 92. O meglio, la Francia e gli istituti bancari francesi avevano tutti gli interessi ad assistere il regime di Habyarimana, mentre Stati Uniti e Regno Unito sapevano benissimo quello che la Francia stava combinando in Ruanda. In sostanza non gliene fregò semplicemente nulla. Neanche quando nel gennaio 94 i caschi blu perquisirono un hangar dell'aeroporto di Kigali, trovandoci migliaia di armi di provenienza francese, belga, britannica, egiziana e angolana. Quelle armi erano destinate all'esercito di Habyarimana, ma come detto da un ufficiale belga in Ruanda, il peacekeeping è peacekeeping, gli affari sono affari. Dallaire richiese almeno sei volte l'intervento dell'ONU e la Francia intimò addirittura al Canada di sostituirlo e farlo rientrare a casa, segno che qualcuno all'Eliseo non apprezzasse i suoi rapporti. A indirizzarsi contro i caschi blu fu poi la stessa radio ruandese, RTLM, il cui speaker, il 22 marzo 1994, minacciò gli stranieri con queste parole: «Svegliatevi e andate a casa, se non volete essere combattuti senza pietà, se non volete provare il nostro odio senza misericordia». Il governo ruandese non si era appoggiato sugli allori nel frattempo. Il colonnello Nsabimana, alto dirigente del Ministero della Difesa, si era adoperato per stilare di persona una lista di 1500 nomi, che, con raccapricciante sarcasmo, venne chiamata Memo per la protezione dei diritti umani.
Era uno dei tanti elenchi che contenevano i nomi dei cosiddetti nemici del Ruanda. Le liste servivano a creare un sistema di comunicazione il più efficiente possibile, per sapere dove colpire e sistemare così le cose in fretta, senza sovrapporsi nelle incursioni. Già nel 91 si erano poi formati degli squadroni della morte. Il più famigerato di questi era lo Zero Network, uno squadrone modellato sugli schemi di quelli latinoamericani e gestito dai familiari del presidente stesso, così chiamato per il suo scopo di rendere il Ruanda un paese a zero percentuale Tutsi. Come riportato da un osservatore di Human Rights Watch, con la radio nazionale che diffondeva i nomi e i cognomi di chi era pubblicamente un nemico del popolo, persino nelle scuole elementari di campagna, i professori cominciarono ad annotare in segreto quali bambini erano Tutsi e quali Hutu. C'era poi un dettaglio non secondario. Nel 94, tra i membri del Consiglio di Sicurezza sedeva, in veste temporanea, anche l'ambasciatore Jean Damascene Bizimana. Bizimana aveva avuto notizia del disinteresse americano alla partecipazione della missione e sapeva che gli Stati Uniti non sarebbero mai intervenuti. Secondo le accuse di Dallaire, lui, che aveva contatti con diversi leader estremisti Hutu, avrebbe subito girato le informazioni a chi di dovere in Ruanda. Il gatto non c'era e i topi potevano ballare. Washington però non era all'oscuro dei rischi. La CIA aveva tracciato tre possibili scenari per il Ruanda nel 94, uno dei quali era, guarda caso, l'uccisione di 500.000 di persone. Si era ormai al punto di non ritorno. Il 6 aprile 1994 l'aereo del presidente Habyarimana, di ritorno dalla Tanzania, venne abbattuto con un missile terra-aria. La sua scomparsa fu il casus belli per dare avvio al genocidio. Non sappiamo chi furono i responsabili di quel gesto, si presume il fronte patriottico, oppure addirittura gli stessi estremisti Hutu, desiderosi di autoinfliggersi un danno con cui giustificare l'inizio del genocidio. Alcuni dicono che il numero di serie del mortaio apparteneva a un modello che i francesi avevano utilizzato nel 90 durante la guerra del Golfo. I francesi invece si difesero dicendo subito che il mortaio era stato dato ai ribelli da parte degli americani. Possiamo rappresentare il battibecco tra i due con questa immagine. Tuttavia, la Francia di Mitterrand, nonostante la morte di due suoi poliziotti a Kigali in quei giorni, non avrebbe mai aperto fascicoli di inchiesta al riguardo. E come se non bastasse, il consigliere personale per gli affari africani del presidente francese, François de Goussouvre, che tra le altre aveva collaborato all'organizzazione Gladio in Europa occidentale, si sarebbe tolto la vita il giorno successivo all'esplosione dell'aereo. Parleremo di Gladio nel prossimo video. Che si sia suicidato o che l'abbiano suicidato, però non è dato a sapersi. Quel che è certo è che dopo l'abbattimento del velivolo, il Ruanda si tramutò in un regno del terrore, dove a regnare erano tre bestialità. Omicidi, stupri di massa, in un paese dove, ricordiamo, l'HIV dilagava, e mutilazioni. Qui cito, lo stupro diventò una delle ultime torture prima dell'uccisione, a cui si scampava solo quando i miliziani, dopo ore di massacri, erano troppo stanchi. Era pressoché impossibile trovare una Tutsi sopra i 12 anni sopravvissuta al genocidio che non avesse subito violenza sessuale. Gli Interahamwe si sentivano i padroni assoluti e quando volevano qualcosa se la prendevano. Immaginate di vedervi bussare alla porta il vicino con cui parlavate tranquillamente fino a un giorno prima. Bene, in quei giorni si sarebbe presentato molto probabilmente con un machete in mano. Questo era il Ruanda nel 94. I primi a finire assaltati furono però gli stessi caschi blu, in particolare i belgi, accusati ingiustamente dalla radio ruandese di essere i veri mandanti dell'omicidio del presidente. 10 di loro persero la vita nel corso di un assalto a Camp Kigali a suon di pallottole e colpi di machete. Per le strade di Kigali, gruppi di Interahamwe armati di machete e pistole presero ad aggirarsi con precisione, con in mano i foglietti che riportavano nomi e indirizzi da colpire. Per strada, funzionari comunali, impiegati, professori universitari Hutu consegnavano ai soldati birra a volontà ed esclamavano buon lavoro. E nonostante gli isterici avvertimenti di Dallaire, all'ONU di Boutros Boutros-Ghali e Kofi Annan, gli ambasciatori cominciarono a definire quegli omicidi come uccisioni casuali. Come riportato sull'Internazionale, David Hanney, ambasciatore britannico, convinse pure il Consiglio di Sicurezza a non adottare assolutamente il termine genocidio per quello che stava accadendo. Al Pentagono, invece, il fascicolo Ruanda non era manco stato aperto, al punto tale che Wesley Clark, futuro comandante delle forze aeree NATO in Kosovo, sentì ripetere dagli ufficiali di Stato Maggiore: sono Hutu e Tutsi, oppure Tutu e Utsi? Ma i veri alti livelli sapevano tutto.
Lo stesso Clinton sapeva tutto. Così come negli Stati Uniti, anche in Italia, del Ruanda non si parlò neanche per sbaglio, né sui giornali, né su media televisivi, se non in qualche caso sporadico. Mitici, ancora una volta, tolte le dovute eccezioni, sia chiaro, la classe dei giornalisti ha tutta la mia stima più profonda. Tutti quei servizi seri, di qualità, che ci propinano tutte le sere. Milioni di visualizzazioni sui social e altrettanti utenti in pena per lui, per questo pinguino che passeggia su una lastra di ghiaccio che improvvisamente si spacca. Kate, neo-quarantenne, sempre più amata dai sudditi, con completi in velluto mille righe. La pop star più seguita del momento, Katy Perry. In Ruanda comunque, tornando seri, erano tanti gli italiani espatriati. Il governo lo sapeva e per questo si incaricò di portarli fuori dal paese con l'operazione Ippocampo. Un contingente di 112 incursori paracadutisti Colmo Skin e 65 incursori subacquei atterrarono nel marzo 94 in una Kigali piena di cadaveri per le strade. L'operazione riuscì nell'intento di una settimana. In quei 7 giorni, mentre 4.000 occidentali, non solo italiani, lasciavano il paese, 20.000 ruandesi venivano massacrati. Dallaire criticò il governo italiano per non aver preso una posizione netta, per essersi limitato a difendere soltanto i propri connazionali. Fortunatamente ci furono anche persone come la volontaria Cesarina Alghisi, che in quei giorni riuscì a portare in salvo 41 orfani ruandesi, alcuni dei quali vivono ancora oggi nel Bresciano. Ma purtroppo gesti come quelli di Alghisi furono casi isolati. Come riportato infatti nel saggio di Scaglione, le cose non erano così. I Tutsi vengono uccisi non solo con pistole, fucili e granate, ma anche con macete, clave chiodate, piccole asce, coltelli, granate, martelli. Alcuni vengono bastonati a morte, altri bruciati vivi, altri ancora legati e buttati nei fiumi. Talvolta gli assassini sono stanchi, troppo stanchi per uccidere ancora a colpi di macete. Allora tagliano i tendini di Achille alle vittime in modo tale che non possano scappare, bevono un po' di birra di banane e poi riprendono il lavoro. E poco più avanti, agli Interahamwe viene segnalato un contadino. I miliziani lo seguono fino a casa e scoprono che nasconde una famiglia di Tutsi. Adesso mostraci che sei un buon Hutu, gli urlano porgendogli un macete. Se tu non ammazzi gli scarafaggi, noi uccidiamo la tua famiglia. L'uomo trova il coraggio di ammazzare le persone che ha nascosto e nutrito per giorni. Ma gli Interahamwe decidono che il contadino vada comunque punito e uccidono la sua famiglia. Lui viene lasciato in vita. Ad andare meglio fu al direttore Paul Rusesabagina, passato alla storia per aver salvato più di 1200 persone nascoste nel suo hotel delle Mille Colline. Sul suo gesto, che gli sarebbe potuto costare la vita, si sarebbe basato il film Hotel Rwanda. Anche un italiano, Pierantonio Costa, che viveva e lavorava in Ruanda, salvò più di 2000 persone. Con estrema umiltà, Pierantonio, che purtroppo è morto l'anno scorso, ha detto di aver fatto semplicemente quello che bisognava fare. Pura umanità. Ho fatto essenzialmente il mio dovere. Se si premia ogni persona che fa il suo dovere, si deve premiare la metà dell'umanità. Ma le Nazioni Unite, che forse avrebbero fatto meglio a seguire l'esempio di questi due signori, avrebbero imparato qualcosa, dico io, non fecero altrettanto. Il 21 aprile l'ONU, infatti, firmò una delle pagine più patetiche della sua storia. Di fronte al genocidio, il Consiglio firmò il documento con cui chiudere la missione e ordinare subito la ritirata dei caschi blu. Se l'organizzazione era rimasta sorda alle richieste di Dallaire, la stessa però non si dimostrò troppo affaticata nell'inviare subito 6.000 soldati nella ormai ex Jugoslavia. Evidentemente questione di priorità. In Ruanda la propaganda aveva permeato le menti degli Hutu. Molti uccidevano perché erano stati convinti di avere un nemico comune. Addirittura, come riportato, un bambino, che vedeva sempre suo padre andare alla barriera per prendere parte al massacro, al sentirsi dire «sei troppo piccolo, non sei utile a niente», sembrerebbe aver risposto «perlomeno posso ucciderne uno della mia età». Il genocidio non risparmiò neanche la comunità religiosa cristiana, preti, suore e vescovi. Purtroppo né in termini di vittime, tantissime, ma neanche in termini di carnefici. All'inferno non ci sono più demoni, disse un missionario. Sono tutti in Ruanda. Soltanto l'11 aprile 1994, il primo ad azzardare il termine genocidio fu un giornalista inviato sul luogo, Philippe Seppi, sul quotidiano Libération. Il primo capo di Stato a quel punto a utilizzare questo termine fu il Papa.
Giovanni Paolo II, ma Dall'Air riportò sprezzante: se anziché i Tutsi dovessimo salvare dall'estinzione i gorilla dalla schiena d'argento, sono sicuro che i media sarebbero più interessati. Per questo pinguino che passeggia su una lastra di ghiaccio. Nel mentre che in una delle scuole del sud del paese, a Murambi, nell'arco di 2 giorni 40.000 persone venivano trucidate, una media di 833 individui all'ora, i soldati del fronte patriottico di Kagame, in evidente superiorità militare, avanzavano da nord, colpendo però anche loro molto spesso obiettivi non militari. Sentendosi pressati, gli Interahamwe sapevano bene che, per evitare le accuse di genocidio da parte della comunità internazionale, era necessario togliere di mezzo tutti i testimoni. Da qui l'assalto a ospedali e strutture sanitarie per attaccare i feriti sopravvissuti agli scontri. Un funzionario americano in contatto con Dall'Air rispose che per giustificare un intervento statunitense in Ruanda bisognava prima raggiungere 85.000 morti tra i civili. Dall'Air la toccò molto piano con queste parole. Evidentemente esiste un rapporto di 1 a 85.000 tra le vite di occidentali e africani. Il 22 giugno 1994, una Francia che ormai non poteva più nascondere lo sporco sotto il tappeto, inviò più di 2.000 soldati in Ruanda sotto il nome di Operazione Turchese. L'ambiguità del gesto non passò inosservata a quotidiani come Libération, che si domandavano: dato l'alto sostegno al regime del governo ad interim post Habyarimana, cosa faranno laggiù i soldati? La radio propagandista ruandese in effetti già esultava e, come riportato su Human Rights Watch, nei volantini si potevano leggere frasi del tipo: i veri amici sono rari, viva François Mitterrand, viva la cooperazione franco-ruandese, viva i militari francesi e ruandesi. L'arrivo dei francesi però non fu d'aiuto né per porre freno al genocidio, come testimoniato dal massacro sulla collina di Bisesero, né per le forze governative che tempo un altro mese, nel luglio 94, si sfaldarono completamente di fronte alla ben organizzata offensiva del fronte di Kagame. Con la caduta dell'ultima roccaforte governativa, quella di Kiseni, e con l'esclusione del sud-ovest del paese in mano al contingente francese, il resto del Ruanda finì sotto controllo del fronte e il 18 luglio Kagame dichiarò concluso la sanguinosa guerra civile. Ora, se guardiamo i dati, sono sconfortanti. Il fronte si sarebbe macchiato della morte di 30-40.000 civili, mentre la forbice dei caduti Tutsi per mano degli estremisti Hutu si aggirerebbe tra il 500.000 e il 1.100.000. Questo nell'arco di soli 100 giorni di guerra civile. Ipotizzando una cifra come 800.000 caduti, si tratterebbe di 8.000 vittime al giorno. Gli sconfitti, i generali e i politici dell'Hutu Power, non accettarono la disfatta. E pur di non finire sotto il governo Tutsi e di vedersi colpiti da un'altra ondata di vendetta, più di 2 milioni di Hutu avrebbe di lì a poco abbandonato il Ruanda, 500.000 di essi in Tanzania e un'altra buona parte in Congo, all'epoca lo Zaire di Mobutu, amico stretto degli Hutu estremisti. Ricalcando l'affermazione di Bill Clinton, secondo cui la tragedia altro non era stata causata che da un risentimento nazionale, i media parlavano di uno dei tanti scontri etnico-tribali. E le Nazioni Unite, facendo leva sull'ignoranza dell'opinione pubblica, cercarono subito di fare bella figura, mostrando agli schermi televisivi i loro caschi blu che rientravano in un Ruanda che prima, in fin dei conti, avevano abbandonato, per mettere ordine alle cose soltanto quando ormai tutto era finito. I soldi inviati dalle organizzazioni umanitarie finirono, tra le altre cose, molto spesso nelle tasche di chi non doveva riceverli, cioè dei responsabili del genocidio che si erano nascosti tra gli sfollati al confine. Una stima di Human Rights Watch ne conterebbe circa 40.000. Da Ruanda, infatti, le tensioni finirono per contagiare i paesi circostanti che avevano ricevuto gli sfollati Hutu, a partire dallo stesso Zaire di Mobutu, dove gli estremisti si indirizzarono contro altri Tutsi lì residenti, i Banyarwanda. Il caos sociale fu talmente profondo da diventare, neanche un anno più tardi, nel 96, uno dei tanti fattori che avrebbero portato alla prima guerra del Congo, anche conosciuta come la prima guerra mondiale africana. Ma questo, cari ascoltatori, è soltanto un altro triste capitolo della storia di questo enorme continente dilaniato da violenze e abomini. Potremmo continuare per altre 2 ore, potrei continuare a parlarvi del fatto che pochissimi, una cinquantina forse, sono stati quelli giudicati colpevoli dal Tribunale Penale Internazionale, tra questi lo stesso Bagosora, condannato all'ergastolo e morto nel settembre 2021. Potremmo sottolineare che nessuno alle Nazioni Unite ha mai risposto delle gravi mancanze dimostrate durante la crisi e che ad oggi tutti
tutti quelli che non sono morti di vecchiaia sono ancora a piede libero, impuniti. Potremmo parlare anche della ricostruzione del Ruanda post guerra civile, di come sia diventato un paese moderno, solo di facciata, del governo di Kagame ancora in atto, delle accuse di repressione e corruzione nei suoi confronti, ma questo non cambierebbe la sostanza del discorso. Quel che conta è che il Ruanda è tuttora uno stato con profondi traumi e, nonostante le celebrazioni che ogni anno si tengono in ricordo del genocidio, solo una cosa è certa: in Ruanda in pochi hanno fatto veramente i conti con il proprio passato.